saggio e il popolo prosperava ed era molto felice. Ma un giorno il buon re si ammalò e un periodo buio cominciò per il paese. Il re diventava sempre più debole e il capitano delle guardie, un uomo avido e senza scrupoli, ne approfittò per derubare e terrorizzare il popolo d'Inghilterra. E cosa peggiore, lo faceva in nome del re. Sembrava che nessuno potesse salvare il regno d'Inghilterra dal malvagio capitano e dai suoi scagnozzi senza scrupoli. Finché un giorno... Legna! Comprate della legna! Legna secca! Ah, bisogna accendere un bel fuoco per preparare la cena! Non trova, signore? Signore! Lo so, amico. Ho fame anch'io. Godi di neve! Di tutti i tipi, semplici, doppi, anche tripli. Ciao, Pippo! Come vanno gli affari? Male, Topolino. Se qualcuno non me li compra, dovrò mangiarmeli tutti io. Oh, su, su, non prendetevela, ragazzi. Piuttosto, amici, diamoci la mano. Vola. Con gli amici non si ha paura. Sono convinto che basterà spezzare. E come dei re potremo mangiare. Sento già il sapore del tacchino, del prosciutto e delle patate, del mais. Oh, che bello. Io voglio dei biscotti, del gelato e un dolce. E una montagna di frutta. E una torta. Oh, alta così. Dammi un bel porcellino e riempirò il vagino. Oh, quello che io vorrei è un dolce grande assai. Oh, come è bello star accanto al fuoco là. Vorrei un cappellino e nuovi calzoncini. Sarei attraente. Avrei un gran successo se potessi fare quello che fa un re. Come un re. Come un re. Tutto quello che fa un re. La prego, entri, Altezza. Oh, grazie. Ho il desiderio di ordine, Altezza. Che cosa credi che sia questo? Un mercato? Ma capitano, quello è del principe. E allora chi è quell'altro, secondo te? Ora ripassiamo, Altezza. Tutti i triangoli hanno tre lati. Ed i rapporti tra questi lati si chiamano proporzioni. La trigonometria è un ramo della matematica che ci permette di risolvere con assoluta semplicità. Altezza, ora rispondete a una semplice domanda. Ditemi quali sono i tre elementi fondamentali della trigonometria. Potete incominciare. Tangente. Secante. E dopo vediamo. Sì. Sto pensando. Ma Altezza, lo abbiamo ripetuto tante, tantissime volte. È ripetuto. Dunque, Paperino, devo dire che il tuo comportamento non lo trovo affatto divertente. Sai bene che il principe deve assumersi i doveri reali un giorno o l'altro. Paperino! In quanto a voi, Altezza, sapete che vostro padre è ammalato e che ha bisogno di riposo e di quiete. E ora, Altezza, possiamo riprendere la lezione che abbiamo fatto. Capitano! Capitano, cosa state combinando? Si tratta solo di plebaglia locale, Altezza. Anche i sudditi più umili di questo regno meritano rispetto. Portatelo qui immediatamente. Il principe ha espresso il desiderio di vederti. Adesso ci penso io.